con Carlo Brandini Dini per Occhio per Occhio, dente per dente. Parla, quello era sottinteso, per parlare di questo famoso esodo dalla città alta di Arezzo, che tu avevi già, diciamo così, previsto già dall'anno scorso, se non da 2 anni fa, che però, insomma, nonostante gli incentivi a chi ristrutturi gli appartamenti, si sta concretizzando e ci lascia preoccupati. Anche perché anch'io abito nel corso come la cosa più preoccupante di tutta la città è che non è programmato niente. Che ti è successo? Niente, non è programmato niente, qui è tutto all'immaginazione, al provvisorio. Oggi si fa una festa. Sarebbe l'improvvisazione, l'immaginazione e il provvisorio, sì. Concentrati all'improvvisazione. Hai capito? Parlava per te, mica per me. Quindi è chiaro che qua giù, nella parte alta della città, è tutto un troiaio da far paura, non c'è nessun. Scusa, ma non c'è nessun. Ambulatorio, no, ma iniziativa, niente, non c'è un cartello dov'è Pier della Francesca. Ieri c'era un vigile solo in tutto il centro, non c'è niente. Ma erano previste delle scale mobili che partivano. Scale mobili che ormai che sarebbero partite da, diciamo così, da Porta Sant'Andrea per salire su a Colcitrone, niente. Per andare addirittura da Piazza Grande alla Fortezza, perché c'è gente come lui, mezza stronca, te vecchia. Invece stai un bene, quando ti vedo camminare sono tutti contenti. No, ti facevo come esempio. No, anch'io come esempio. Un camminante, certo, poi se devi le montecchi sta là su. No, ma io dicevo, certo. Carlo, non te devo, dicevo, facevo anche per enfatizzare questo. È enfatizzato bene. Comunque è un centro storico, sta morendo. E anche te incettato. Bene, non sto. Ma io dovrei essere un centro storico. Dovrebbe quei giorni nel centro storico. Prendete provvedimenti. Non lasciate morire né il centro storico né il Brandini. Si è parlato, te ne accorgi? Il centro storico. Si è parlato. Allora, che devono fare? Devono metterci chi? Le mani. È il comune che ce le metto io. No, te ce lo metto. Chi? Che deve fare il comune? Deve fare tutti i provvedimenti. Deve fare dei provvedimenti. Quali? Diciamone uno. Ma quello, ma di rimettere a posto il centro storico, di fare una parte turistica, di far vedere i vigili, di fare i posteggi. Di far vedere i vigili? Sì, di che mettete la gente. I poster dei vigili, la gente, col nome, con vigili, agente, Beppe. Ha parlato, che ovvio, fa tossici che si capisce meglio. Ora? Lo devo fare fra 2 minuti? No, quando te viene? Quando te viene?